assurda e pretestuosa sull'esposizione del sindaco e della giunta per il no. Qua abbiamo un Presidente del Consiglio che da solo ha stravolto la Costituzione, che si fa la propaganda mediatica, gira l'Italia per il sì e poi ci dobbiamo scandalizzare se altri cittadini si schierano per il no. La Costituzione è di tutti e quindi è legittimo che in un momento storico così delicato ognuno esprima la sua opinione. Speriamo che lo si faccia in condizioni di parità e su questo ho dei grossi dubbi, considerando il controllo anche dell'informazione complessiva che un Presidente del Consiglio ha rispetto a tanti altri cittadini. Quindi mi auguro che ci siano pari condizioni. Noi faremo le iniziative che possiamo. Non gireremo certo l'Italia come fa il Presidente del Consiglio, ma a Napoli sicuramente faremo delle iniziative e magari anche in qualche altro luogo dove possiamo, quello di far comprendere a tutti gli italiani e non solo ai napoletani che la Costituzione va difesa, va attuata, va preservata. A breve ci saranno, in ricordo, le quattro giornate di Napoli. Questa invece è una riforma molto molto pericolosa e questo dobbiamo spiegare. Poi, come sempre, sarà il popolo a decidere. Speriamo che poi ci sarà anche un giorno che si voti, eh. Chi è sicuro che ci fa votare con il 4 dicembre tra un panettone, un pandoro e un babbo Natale? Perché chi è capace che ci fa votare il 24 dicembre?